A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, nell'ex Palazzo Alitalia, trovano ospitalità 180 persone in attesa di alloggio, grazie all'azione di un centro sociale e dell'Unione Inquilini. Quante persone complessivamente occupano il Palazzo ex Alitalia a Sesto San Giovanni? In questo momento sono circa 180 persone. Loro, per esempio, sono qui dal primo giorno, dal secondo giorno d'occupazione e ad oggi sono ancora qui in attesa che la loro domanda d'emergenza venga valutata. Tu da dove vieni? Senegal. E da quanti anni è che sei qui in Lombardia e a Milano? 5 anni. Ma tu hai fatto regolare richiesta al comune di alloggio popolare? Sì, sì. E Bashir, mio figlio, è nato qui, questa abitazione qui. Adesso 30 giugno ha fatto un anno qui. Tu sei un altro dei residenti dell'ex Palazzo Alitalia che molte persone, per l'esattezza 180, hanno occupato. Esatto. Come sei finito qua? Qual è la tua storia? Allora, praticamente il 13 maggio del 2014 ho avuto uno sfratto per morosità incolpevole da una cooperativa di abitanti di Cinisello Balsamo. Io ero in gradatore tutto quanto col comune, a dicembre mi hanno fatto l'assegnazione per emergenza, ma per un cavillo in cui io nel 2008 avevo lasciato una casa che non riuscivo più a pagare il mutuo, sempre per problemi economici, hanno detto no, la casa non te la assegniamo più perché tu sei padrone di una casa. Io ho detto ma la casa non è mia, è della banca, la sta vendendo. Loro niente, non ne hanno voluto sapere. Al 1226 per 1 è un progetto che nasce dalla collaborazione di quattro realtà che si occupano in diversi modi di diritto all'abitare o comunque di emergenza abitativa. Quindi all'interno c'è l'Unione Inquilini, che è la parte sindacale che segue gli inquilini del residence sociale fino al raggiungimento dell'alloggio popolare. C'è il Comitato Diritto alla Casa Niguarda, che è la parte che individua il bisogno direttamente sul territorio. Poi c'è il Collettivo dei Pirati, che è una parte artistica di questo stabile, infatti fra poco porteremo anche dell'arte qua dentro. E poi io rappresento i Crociati della Riscossa, che sono il collettivo di gestione, e insieme riusciamo a far funzionare tutto con 176 ospiti. Gente che è già in lista di attesa di assegnazione all'alloggio popolare, ma i tempi, il gap che passa dallo sfratto all'assegnazione è sempre più ampio, e in questo lasso di tempo nella maggior parte dei casi vengono abbandonati a se stessi. Quindi questo posto è quel tampone d'emergenza per andare a calmierare il gap che c'è fra lo sfratto e l'assegnazione. L'autosostenibilità di questo stabile è data da diverse attività che svolgiamo all'interno dello stabile, tutto per autosostenere il progetto. Le attività che abbiamo qua dentro: abbiamo un mercato più dell'usato, un mercato del baratto. In baratto ho offerta libera, la gente, anche il vicinato, porta roba che ha in cantina e non gli serve più e magari individua qualcosa che gli può servire facendo uno scambio o comunque lasciando un'offerta libera. Abbiamo una trattoria sociale che dà un pasto completo a 5 euro e forse penso di poter dire che siamo l'unico centro sociale recensito da TripAdvisor. In più cerchiamo di diffondere il più possibile cultura free, e il festival jazz è proprio una di questi obiettivi che ci eravamo prefissi, e meravigliosamente riuscito poi.